Sebastian Schlagenhofer è nato nel 1980, lavora come artista di scena, autore e musicista. Da oltre 25 anni è anche un appassionato fotografo analogico. Quando durante la pandemia non era possibile fare concerti e la situazione sembrava sempre più disperata, è riuscito a fuggire e arrivare a Siena come fotografo di strada e ha conosciuto la città di Siena e la sua gente. Che si tratti di una sessione con un giovane cantautore in Piazza del Campo, di carabinieri arrabbiati o di una coppia di innamorati, il fotografo continua a raccontare i suoi incontri grazie alla camera minutiera e racconta anche la propria esperienza durante le conferenze che tiene in tutta la Germania, perché infatti se abbiamo tra le esponenti più vicine, abbiamo anche l'esponente che arriva più lontano, che appunto Sebastian viene da Monaco di Baviera ed è venuto espressamente a Firenze per questo incontro, quindi grazie mille. Prego, c'è il spettatore lassù, potrebbe funzionare, speriamo che funzioni. Mi chiamo Sebastian Schlagenhofer e vengo da Monaco di Baviera. Il mio italiano non è ancora abbastanza buono da permettermi di parlare liberamente, quindi scusate le mie flashcard. In realtà sono un artista teatrale, lavoro a scrittore, faccio musica. Come artista teatrale, all'inizio dal 2021 è difficile, gli spettacoli non erano possibili a causa della pandemia. E oltre ai problemi economici, stava diventando più difficile anche dal punto di vista psicologico. Un giorno mia moglie mi disse: senti, forse dovresti andare in Italia per qualche giorni, ti farà bene. Wow, pensai, mia moglie è così gentile, mi lascia andare in Italia proprio così. Oggi capisco che anche lei era un po' contenta da liberarsi di me, perché era un peso per tutta la famiglia, sì. Ma mi è piaciuta la tua idea, avrai semplicemente portato con me la mia chitarra e mi sarai recato a Siena per 15 giorni come vasca. Ma le cose sono andate molto diversamente, come mai? Sono un appassionato di fotografia analogica da decenni e per coincidenza ho ascoltato un podcast su camera minutiera. Una macchina fotografica e una camera oscura in uno, ma la Polaroid degli anni 20. Sono rimasta affascinata da questa tecnologia e la storia. Così ho cambiato i miei piani. Invece di fare il musicista di strada, avrei viaggiato in Toscana come fotografo. In qualche modo ho anche avuto la sensazione che sarebbe stato meglio cambiare il mio genere artistico per questo viaggio. Ora bisogna fare in fretta. Ho fatto ricerche sulla tecnologia e sulla storia di questa speciale forma di fotografia giorno e notte. Allo stesso tempo ho organizzato tutti i materiali necessari, come carta fotografica, prodotti, pieni di un obiettivo e la scatola giusto. Ho acquistato su eBay un obiettivo da 150 mm dagli anni 20 e l'alloggiamento di una macchina di cucire di 100 anni fa. Il tempo stringeva, la partenza era sempre più vicina. Finalmente
Orcista fatto in tempo, sono arrivata a Siena. Lavorare in strada è stato molto divertente e ho conosciuto molte persone interessanti, perché nei 10 minuti circa che ci vogliono per sviluppare la foto si conosco un po' i clienti. Alcuni ti raccontano la storia della loro vita, altri sono entusiasti della fotografia analogica, altri ancora mi hanno chiesto della mia vita e del perché mi trovassi per strada a Siena con una macchina fotografica antica. Alcuni volevano solo un consiglio per un buon ristorante. È sempre la vecchia macchina fotografica a rendere il contatto così facile. Oggi vorrei raccontare alcuni incontri speciali del mio primo anno. Ho già detto che in realtà sono un musicista. Sono stato molto felice quando, a tarda sera, ho visto un giovane chitarrista in Piazza del Campo. Mi sono seduto e ho ascoltato, come ho fatto il giorno dopo. La terza sera ho portato con me la mia chitarra per vedere se era di nuovo lì. La chitarrista ha visto me e la chitarra e mi ha subito chiesto se volevo suonare con lui. Fu una serata meravigliosa e suonammo fino al 3 circa. In cambio, mi sono offerto di fargli un ritratto il giorno dopo. Lui ha detto, oh, questa è una macchina magica. Mi piace molto la foto, mi ricorda un po' il giovane Bob Dylan. Da allora siamo diventati buoni amici e l'anno scorso abbiamo anche tenuto un piccolo concerto in un bar. Quando il permesso a scattare foto è scaduto e mi sono fermato a Siena ancora per alcuni giorni, ho approfittato del tempo e sono andato in Piazza del Campo per scattare qualche foto a me, il permesso, fare foto per me e alla macchina fotografica. È stato un gesto istintivo, non sapevo se ne avrei mai avuto bisogno, oggi lo so meglio. Un giorno dopo ho visitato un negozio di fotografia che aveva attirato la mia attenzione da qualche tempo, Foto Moderna in Piazza Indipendenza, in realtà più un museo che un negozio. La signora dietro il bancone mi ha guardato e mi ha chiesto, mi scusi, non l'ho visto ieri in piazza con una vecchia macchina fotografica? Ho annuito e lei ha chiamato nel retrobottega, Gabriele, c'è il fotografo che abbiamo visto ieri, quello con la macchina fotografica. Mi presento Gabriele, il proprietario del negozio. E ovviamente erano una coppia. Era lì Gabriele, un fotografo che emanava calma, ma anche un'incredibile autorità, un'apparizione. Abbiamo chiacchierato brevemente. Gli disse che sarebbe stato un grande onore per me fare il suo ritratto. Lui rispose, beh, mi piacerebbe molto. Passo sempre per Piazza del Campo verso le 4 quando vado al mio negozio. Se ci sei anche tu, facciamo una foto. Ci sarai stato, li assicurai. Ero nervoso. Mi era stato chiesto di fare il ritratto di un collega. Forse avete presente questa situazione nelle vostre professioni. Il parrucchiere che taglia i capelli e un altro parrucchiere. O il medico che vista un collega. Nessun critico è più severo di un collega professionista. Oppure immagine Sebastian Vettel come copilota. No? Così sono arrivato in tempo, perché dovevo assolutamente fare uno scatto di prova per trovare il giusto tempo di esposizione.
Un americano mi ha subito chiesto quanto sarebbe costata una foto. Non avendo una licenza, il mio piano era di regalare le foto. Quando l'ho spiegato all'americano, ha accettato con entusiasmo e abbiamo scattato una foto. Un po' troppo luminoso, volevo scattare rapidamente un secondo foto, ma qualcuno mi stava già battendo sulla spalla da dietro. Il fotografo. Va bene, allora, giusto per sospetto, un esto più alto, posizione Gabriele, la sua compagnia Caterina, e clic. Gabriele guardo il negativo e mi elogio. Tuttavia, non poteva aspettare la produzione del positivo. Doveva aprire il negozio, ma io sapevo dove trovarlo. Ah sì, certo, un servizio di consegna. Nessun problema. I due lasceranno la piazza e io mi presi tutto il tempo necessario per rialzare il positivo delle foto. Più tardi, quando gli portai la foto, mi diede in cambio una bottiglia di vino. Così, mentre lavoravo al ritratto del fotografo, una giovane coppia interessata mi osservava. Ero così rilassante e felice che la foto fosse venuta bene e che avessi conosciuto Gabriele, che ho offerto ai due giovani americani un voto in regalo, per il noto motivo che non avevo il permesso. Abbiamo scattato la foto e loro erano entrambi soddisfatti. Quando gli ho dato la foto, lui ha detto: è molto bello che abbiamo fatto una foto perché ci siamo appena fidanzati qui. Che dire, era profondamente commosso ed era felice. Ancora una volta era riuscita a dare un po' di gioia con le mie foto. E in qualche modo era anche entrata a far parte della storia di Sara e Parca. Ora sono sposati e hanno una figlia. Come si fa meglio? Una foto del mio collega Gabriele, una coppia di miei fidanzati e tante emozioni positive. L'unico modo per superarla sarebbe se la rockstar italiana Gianna Nannini di Siena arrivasse dietro l'angolo. Forse vuole una foto, signora Nannini? Ma Gianna Nannini non si è presenta. Al suo posto tre carabinieri, due uomini molto giovani e una donna della mia età. Sguardo severo, taglio di capelli corto, andatura decisa. C'era qualche problema? Cosa ci fai qui? Mi chiese. Si vede, sto facendo delle foto. Ma hai il permesso di farlo? Convinto ho risposto: no, non ne bisogno, perché non vende le foto, le regala e basta. No. Anche se stai solo regalando le foto, si tratta di un servizio pubblico e lì ci vuole una licenza per questo. A meno che non faccio solo foto private. Ah, naturalmente, faccio solo foto private. ancora in preda alle endorfine, spiaggiai la mia visione della cosa. Per precauzione non ho menzionato l'americano e iniziato con Gabriele. Sì, in privato, dissi. Faccio foto solo in privato. Primo ho fotografato Gabriele del negozio di fotografia, lo conosci? Avevamo un appuntamento che era solo privato. Gabriele è un mio amico. Ci conosciamo da ieri. Vecchi amici. Ora. Uno dei giovani carabinieri comincia a sorridere. Tuttavia, gli occhi della donna si oscuravano e io continuai. E guarda qui, la giovane coppia.
indicando l'anello di fidanzamento e dicendo: i fidanzati sono sempre un'eccezione. Ora entrambi i giovani carabinieri dovettero ridere, purtroppo non la donna. Mi avevo conquistato due di tre. Discutevano sul da farsi, non capii molto, ma ebbi l'intuizione che sarebbe stato intelligente sfuggire per un attimo alla situazione. Così ho interrotto brevemente le consultazioni e ho chiesto gentilmente se potevo svuotare il secchio d'acqua. Mi è stato concesso di farlo. Quando il secchio fu vuoto, tornai indietro lentamente. Ed ecco che i miei due giovani alleati avevano vinto. I tre lasceranno la piazza prima che ritornassi. Raccolsi le mie cose, ho bevuto una birra in piazza dopo il lavoro. Sono passati più di 3 anni. In questo periodo ho conosciuto tante belle persone. Chiara e Sami della Bar Battistiero, che mi hanno aiutato molto il primo anno. Nicola, un collega di Livorno. Maria e Felicia, anche loro sono qui da Pistoia. Ci siamo conosciuti quest'anno, a giugno, e siamo rimasti molto uniti. Oppure Giuseppe Ponticelli, che ora è anche qui. Quest'anno è stata la mia 4ª volta a Siena come fotografo di strada e mi piace sempre incontrare volti familiari e conoscere nuove persone. Chiara ora ha una figlia piccola. È davvero divertente poter assistere alla sua crescita. Quando sono a Siena vado sempre a trovare Gabriele e Caterina nel loro negozio di fotografia e ci sono molti altri che significano molto per me, come Teresa con questa bella terrazza, il suo marito. In Germania tengo conferenze sul lavoro con la Camera Minutiera, ad esempio qui al Deutsches Museum di Monaco di Baviera o a Vienna a novembre quest'anno. Anche sul palcoscenico le cose vanno di nuovo bene. L'agenda per la prossima stagione è ben piena. Spero di essere riuscito a darvi un'idea di come il lavoro con Camera Minutiera mi abbia aiutato a uscire dalla pandemia in modo positivo. E non solo. La Camera Minutiera è diventata una parte importante della mia vita. Ho fatto nuove amicizie e il viaggio continua. Grazie alla Fondazione Allinari, a Barbara e Claudia per l'invitato e l'organizzazione. Grazie a voi.